il rumore delle onde, il sole che scalda la pelle, sono tantissime le belle sensazioni che ricordano l'estate. Anche il sapore verace di un buon piatto di spaghetti allo scoglio. Non possiamo portare il mare in casa, però il sapore del mare a tavola sì, mai dire mai. Per preparare gli spaghetti allo scoglio serviranno peperoncino, un ciuffo di prezzemolo, un limone bio, 320 g di spaghetti, 200 g di vongole veraci fresche, 200 g di gamberi surgelati, mezzo bicchiere di vino bianco, aglio, 300 g misto surgelato per risotto o spaghetti. Oggi prepariamo insieme un buon piatto di pasta estiva. Ho già messo l'acqua sul fuoco ed ora mi vado a dedicare alle vongole. Precedentemente le ho lavate, asciugate ben bene, tamponate e ora le andiamo a cuocere in una padella aggiungendo un goccio di vino bianco secco. Nel mentre vado a preparare il mio trito. Prendo un peperoncino, l'acqua sta bollendo, vado a mettere una manciata di sale grosso, aggiungo gli spaghetti e li cuociamo. Guardate, si sente già direttamente il profumo di mare. Di solito quando faccio un piatto io mi documento e gli spaghetti allo scoglio ho scoperto che nascono in Sicilia tantissimi anni fa. Infatti la tradizione racconta che nel sugo veniva messo, pensate bene, un pezzo di scoglio, serviva per dare ancora più il profumo del mare al nostro piatto. Le vongole si sono aperte e le vado a filtrare. Utilizzerò un colino oppure un setaccio, l'importante è che sia a maglia ovviamente molto stretta, così ovviamente non avremo dei residui di sabbia. Ora vado a sgusciare le mie vongole, ne sguscio solamente una parte, le altre le tengo col guscio per rendere il mio impiattamento ancora più bello. Nel mentre vado a versare dell'olio extravergine d'oliva nella mia padella antiaderente e faccio rosolare uno spicchio d'aglio. Vado a mescolare la pasta e verifico la cottura, aggiungo anche il peperoncino, faccio soffriggere e poi andiamo a versare il mio misto per scoglio. Il misto per il sugo allo scoglio è il mio asso nella manica. Vi consiglio di tenerne una confezione sempre in freezer, perché se vi capitano amici all'ultimo minuto potete fargli uno spaghetto allo scoglio a regola d'arte. Lascia andare il sugo per circa 5 minuti a fuoco alto. Il mio sugo è pronto, aggiungo i gamberi, anche questi surgelati, comodi e pratici. E li cuociamo per 3 minuti. Nel mentre verso anche il fondo di cottura delle mie vongole. Faccio cuocere il sugo ancora per 2 minuti. Ragazzi, il gioco è già fatto, basta solo mettere gli spaghetti direttamente nel sugo. Ora li andiamo a condire ben bene e andiamo ad impiattare. Sono proprio soddisfatta, vado a mettere un po' di sugo e poi qualche guscio, qualche gambero, qualche vongola per il mio tocco finale. Manca un pochino di profumo, grattugio del limone e poi aggiungo anche del prezzemolo tritato fresco. Un giro d'olio. Ed è pronto per essere portato in tavola. Che profumino, mi sembra proprio di essere al mare. Se anche voi volete fare uno spaghettino così, allora lo potete fare in casa, mai dire mai. Per preparare gli spaghetti allo scoglio, facciamo aprire le vongole in padella con un goccio di vino. Cuociamo gli spaghetti in acqua bollente salata finché risulteranno al dente. Intanto tritiamo il peperoncino. Quando le vongole saranno cotte, filtriamo il sughetto con un colino a maglia stretta e ne sgusciamo la metà. In un tegame rosoliamo l'aglio, aggiungiamo il peperoncino e lasciamo soffriggere rapidamente. Versiamo il misto pronto per sugo allo scoglio e lo spadelliamo a fiamma vivace. Aggiungiamo i gamberi surgelati e cuociamo ancora 2 minuti. Uniamo il fondo di cottura delle vongole, gli spaghetti ben scolati e mantechiamo il tutto. Guarniamo con le vongole ancora nel guscio.
Ultimiamo con scorza di limone, un trito di prezzemolo e un filo di olio evo a crudo. Questa ricetta profumatissima la trovate sulla rivista Fior Fiori in Cucina di questo mese.